L'uomo è l'unica specie in grado di costruire armi per uccidere se stesso. Sono rimasta abbastanza attonita la prima volta che ho sentito questa frase, ma poi ho studiato biologia e ho iniziato a lavorare sull'inquinamento marino e ho iniziato a capire che non è poi così falsa. L'impatto dell'uomo sugli oceani sta diventando sempre più profondo, ma è come se l'inquinamento marino non fosse ancora percepito come una vera e propria minaccia alla nostra salute. È come se noi sapessimo della presenza dell'inquinamento in mare, ma non volessimo vedere quella linea sottile che collega le nostre vite alla salute degli oceani. Io ho sempre avuto una particolare passione per l'acqua, nuoto da quando ero veramente molto piccola e da adolescente ho iniziato a fare immersioni. Ed è stata proprio durante una delle prime immersioni che sono rimasta letteralmente ipnotizzata dalla bellezza di quel mondo sottomarino. Quel mondo che abbiamo silenziosamente violentato, i cui segni però sono molto ben visibili là sotto. Sono una biologa marina e studio l'impatto dell'uomo sul mare. Lo faccio non solo perché voglio conoscere, esplorare, ma lo faccio anche perché voglio comunicarlo agli altri, a chi non si occupa di scienza. Lo faccio perché voglio lasciare alle generazioni future un oceano più pulito, in modo che anch'esse possano innamorarsi, come è successo a me, di quelle bellezze sottomarine, e possano continuare questa catena di protezione degli oceani che non si fermerà più. Oggi voglio portarvi in un viaggio. Un viaggio al confine tra il visibile e l'invisibile. Un viaggio al confine tra il macroscopico e il microscopico. Un viaggio attraverso l'oceano per scoprire come l'inquinamento da plastica e i contaminanti chimici possono influenzare la nostra salute e danneggiare il nostro pianeta. Spesso l'inquinamento marino è percepito come un qualcosa che interessa solamente le comunità costiere o di cui solo esse sono responsabili. Ma in realtà dovete sapere che più dell'80% dei rifiuti presenti in mare è in realtà di origine terrestre e viene da aree anche molto lontane dalla costa. E poi arrivano in mare attraverso apporti fluviali, attraverso l'immissione diretta, anche attraverso eventi meteorologici avversi. E una volta giunti in mare, soltanto una piccola percentuale in realtà galleggia, meno del 15% è visibile sul pelo dell'acqua. La stragrande maggioranza invece affonda e va a formare ed implementare delle vere e proprie discariche sottomarine. Pensate che siamo riusciti a far arrivare la plastica persino nel posto più buio, più inesplorato e più profondo dei nostri oceani, a 11.000 metri di profondità, presso la fossa delle Marianne. Ma lo sapevate che esistono degli ammassi di rifiuti grandi quanto 5 volte la superficie dell'Italia che stanno attualmente galleggiando sugli oceani? Infatti negli oceani esistono delle gigantesche correnti che si chiamano vortex, proprio perché hanno un andamento circolare, vorticoso e continuo. E queste trasportano i rifiuti e li accumulano al loro interno. E quindi giorno dopo giorno, anno dopo anno, si sono venuti a formare questi grandi ammassi che impropriamente vengono chiamati isole di plastica. Ma in realtà non sono per niente delle isole, sono dei veri e propri accumuli di rifiuti galleggianti. La stragrande maggioranza di questi rifiuti è costituita da plastica monouso e attrezzi da pesca. Infatti il fenomeno delle reti fantasma, ad esempio, è sempre più diffuso nei mari di tutto il mondo. Le reti fantasma sono delle reti da pesca che vengono volontariamente o spesso involontariamente abbandonate nel mare. E queste là sotto continuano a pescare, ma poi non c'è nessun pescatore che le salpa a bordo. E quindi gli animali intrappolati muoiono di una lenta agonia. Ma la plastica può essere anche ingerita. Infatti la maggior parte dei cetacei che vengono trovati spiaggiati lungo le coste del nostro pianeta vengono trovati con chili e chili di plastica all'interno del loro stomaco. Per non parlare poi della situazione degli uccelli marini. Pensate che gli adulti cibano
con la plastica i propri pulcini. Quindi i piccoli crescono già con la plastica all'interno ed hanno gravissimi problemi di malnutrizione, problemi di crescita, e molti di essi non riescono a raggiungere l'età adulta. Ma se la plastica non intrappola o non venisse ingerita, qual è il suo destino? Beh, se questa bottiglietta finisse in mare, sarebbe soggetta immediatamente all'azione dei raggi ultravioletti del sole o alla forza meccanica delle onde e a molti altri agenti. E quindi mese dopo mese, anni dopo anni, il materiale plastico inizia a frammentarsi, a degradarsi sempre più. E quindi una singola bottiglietta di plastica, che adesso la vediamo, può trovarsi in mare nella sua forma invisibile, le microplastiche. Le microplastiche sono particelle di plastica di dimensioni inferiori ai 5 mm. Ora magari vi state chiedendo: ma come ci arrivano in mare le microplastiche? Beh, ci sono le microplastiche primarie che diventano così piccole ancor prima di raggiungere il mare. Ad esempio, quelle microsfere abrasive che vengono incluse in molti cosmetici vengono rilasciate attraverso gli scarichi urbani e raggiungere l'ambiente. Ci sono poi le microfibre, che sono dei minuscoli filamenti rilasciati dalle nostre lavatrici ogni volta che laviamo capi di abbigliamento in tessuto sintetico. Ci sono poi le microplastiche secondarie, chiamate così perché diventano così piccole in un secondo momento, cioè dopo il processo di degradazione e frammentazione di oggetti di plastica più grande, proprio come è successo alla nostra bottiglia di plastica. Uno dei grandi problemi legati alle microplastiche è che possono essere facilmente ingerite. Infatti, come grandi animali ingeriscono plastica, i piccoli animali marini possono ingerire plastica nella sua forma microscopica. Diversi anni fa mi sono chiesta: ma come mai gli animali marini dovrebbero ingerire microplastiche? Beh, le microplastiche nell'ambiente acquatico attirano sulla propria superficie tantissimi composti presenti nell'acqua, e questi composti vanno a formare un vero e proprio tappetino molecolare tutto intorno alla superficie, che si chiama ecocorona. Ora, questa ecocorona funge da terreno di colonizzazione per molti microorganismi marini, come batteri marini, microalghe, funghi marini, e quindi si viene proprio a formare un vero e proprio microhabitat intorno ad una minuscola particella di plastica. E questa si chiama plastisfera. Dunque, la plastisfera, vivendo, produce tantissime molecole che rilascia nell'ambiente circostante, tantissimi odori, e quindi le microplastiche odorano come il cibo per molti organismi marini. Ecco perché questi sono tentati dal catturarle e quindi ingerirle. Su questa ecocorona, quindi su questo tappetino di molecole, si trovano anche tante sostanze che sono tossiche per la vita. E questi contaminanti chimici possono intervenire e provocare degli effetti dannosi in diverse maniere, ma un effetto che mi ha particolarmente interessato qualche anno fa e che poi ho studiato, diciamo, durante il mio lavoro, è l'interferenza endocrina. Dunque, gli interferenti endocrini sono delle sostanze o dei miscugli di sostanze che hanno la capacità di disturbare il sistema ormonale. Infatti, la maggior parte di essi opera semplicemente mimando gli ormoni. Infatti, la loro struttura chimica è molto, molto simile a quella degli ormoni, non solo umani, ma anche animali. E quindi, una volta che entrano in un organismo, agiscono al loro posto e il corpo non riesce a riconoscerli come dei composti estranei, per cui a me piace chiamarli impostori molecolari, proprio perché agiscono come dei veri e propri impostori. Gli interferenti endocrini possono agire in diverse misure, ad esempio possono provocare infertilità, possono provocare problemi di sviluppo e di crescita, problemi riproduttivi, obesità, diabete e molti altri disturbi e malattie. Ma nell'ambiente marino mi ha curiosito molto uno degli effetti, che è la confusione sessuale.
infatti adesso voglio raccontarvi un aneddoto un po' scientifico. Allora, qualche decade fa dei biologi marini hanno iniziato ad osservare in diverse parti del pianeta delle decimazioni di lumachine di mare. Sono riusciti poi a correlare queste decimazioni di questi molluschi ad alte concentrazioni di TBT nell'ambiente. Dunque, il TBT, anche definito tributilstagno, è praticamente un composto che veniva, fino agli anni Ottanta, aggiunto alle vernici antivegetative che sono usate per rivestire la chiglia delle navi ed evitare che organismi marini le vadano a colonizzare. Beh, questo TBT è un biocida. È un potentissimo interferente endocrino. E pensate che tra i suoi vari effetti è riuscito a mascolinizzare le femmine di queste lumachine. Il TBT ha letteralmente fatto crescere un pene sulle femmine di questi gasteropodi. Siamo davvero arrivati a un limite. Dobbiamo sapere che tutti questi contaminanti sono di origine antropica ed è proprio a causa dell'uomo se finiscono in mare. E questo ci serve a far capire che l'uomo e l'oceano sono strettamente correlati tra loro. Mi piace tantissimo una frase di Rachel Carson. Rachel Carson è stata una biologa, una scrittrice, una forte attivista statunitense che grazie alle sue denunce è riuscita a far abolire l'uso del DDT, che è anch'esso un potente interferente endocrino. E beh, lei scriveva, in natura niente esiste da solo, ma l'uomo è parte integrante della natura e la sua guerra contro la natura è inevitabilmente una guerra contro se stesso. Beh, tutto questo sembra una triste storia, ma in realtà voglio dirvi una cosa. Qualche anno fa ho incontrato di persona la fantastica oceanografa Silvia Earle e lei durante il nostro discorso mi ha detto: Martina, l'inquinamento da plastica ha un lato negativo ma anche un lato positivo. E io tra me sono chiesta, ma quale potrebbe essere il lato positivo? Il lato negativo è che la plastica sta distruggendo i nostri oceani. Ma il lato positivo è che noi lo sappiamo e quindi possiamo ancora fare qualcosa per salvare il nostro pianeta. Attualmente io e magari tutti voi ci stiamo chiedendo ma che cosa possiamo fare in realtà. Io onestamente non penso che ci sia la soluzione per eccellenza. Io penso che sia necessario uno sforzo integrato tra istituzioni, amministrazioni locali, comunità, scienziati, innovatori, comunicatori. Sono già stati fatti molti passi nella direzione giusta, come ad esempio l'abolizione dell'uso delle microplastiche all'interno dei cosmetici o il recentissimo disegno di legge nel Trentino nel rilasciare palloncini nell'atmosfera. Ma c'è bisogno di un passo in più e c'è bisogno della collaborazione di tutti, perché tutti siamo cittadini del pianeta. E ogni decisione che prendiamo, ogni passo che facciamo deve lasciare un'impronta blu. Io dico sempre, l'inquinamento inizia dalle nostre scelte, per cui facciamo la scelta giusta, scegliamo il pianeta. Grazie.